L'Assemblea di Palazzo Lascaris il 4 novembre ha approvato la legge che riduce del 10% le indennità dei consiglieri regionali. La riduzione partirà già dal mese di novembre. Un minuto di silenzio in aula per ricordare le 70 vittime dell'evento alluvionale che 20 anni fa colpì il Piemonte, coinvolgendo 780 comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, oltre che del Torinese e del Biellese. L'Assemblea regionale ha approvato il 4 novembre la delibera con la definizione del piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno 2015-2016. Tra le novità, gli accorpamenti delle scuole per raggiungere la media di 950 alunni per istituto. È stata presentata il 4 novembre a Palazzo Lascaris la mostra fotografica Un fiume di ricordi, con le istantanee di 10 fotografi che seguirono l'alluvione del 5-6 novembre 1994. L'esposizione itinerante, dopo la tappa di Alba, arriverà entro dicembre in diversi comuni della regione. Terzo incontro alla Biblioteca della Regione Piemonte del Caffè Letterario Settimanale per conoscere autori ed editori piemontesi, in calendario fino al 18 dicembre. Questa settimana è stato presentato il libro Giornate di sangue a Torino di Francesco Ambrosini. 30 studenti di 22 scuole superiori piemontesi che hanno vinto il concorso della Consulta regionale europea partecipano alle cerimonie per l'anniversario dell'abbattimento del Muro di Berlino. In programma anche la visita al Museo del Muro e alla Casa Museo al Checkpoint Charlie. È online su crpiemonte.tv, nella sezione Memoria, il video è realizzato in occasione del Festival dell'Oralità Popolare, ospitato a Torino il 4 e 5 ottobre scorsi, organizzato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, in collaborazione con numerosi enti, tra cui il Consiglio regionale del Piemonte.